L'ultima volta, un mese fa, abbiamo toccato il capitolo terzo del libro della Genesi e abbiamo visto una cosa molto importante, e cioè il mondo biblico ragiona narrando, non ragiona riflettendo in maniera astratta. A causa della struttura della lingua è costretto a raccontare. Se ricordate, l'altra volta abbiamo visto come il peccato originale sia qualcosa di molto più complesso di una semplice mela o di qualcosa di equivalente che abbiano mangiato Adamo ed Eva. La realtà complessa è fatta da un rifiuto della parola di Dio e quindi da un rifiuto dei valori che lui propone, da una scelta che ognuno di noi fa di essere Dio di se stesso e quindi di una scelta che porta all'arroganza di decidere ciascuno di volta in volta ciò che è bene, ciò che è male, ciò che realizza l'uomo, ciò che non lo realizza, ovviamente cambiando a seconda della nostra maturità o immaturità, presunta o vera, e anche del nostro capriccio. Questo atteggiamento, questa metodologia interiore, a che cosa porta? Porta a questo. Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Non ha senso. Non ha senso. Poi invece vedremo che in ebraico potrebbe forse aver senso, ma anche se in ebraico ha senso, comunque è sbagliato. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo, Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto. Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, ora sii maledetto, lungi da quel suolo, che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te.
io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. Ora Caino si unì alla moglie, che non sappiamo da dove sia venuta fuori, che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch, dal nome del figlio. A Enoch nacque Yarad. Yarad generò Mekuyael, Mekuyael generò Metushael, e Metushael generò Lamech. Lamech si prese 2 mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. Ada partorì Yabal. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Adamo si unì di nuovo alla moglie che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché, disse, Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso. Anche a Set nacque un figlio, che egli chiamò Enosh. Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore. Basta, possiamo andare a prendere il caffè adesso. Più chiaro di così. Proviamo. La prima cosa che impressiona è questa. Voi trovate alla linea 31 un'affermazione che stupisce. Chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Alla linea 32 dice che il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. E poi alla linea 35 esce fuori questa santa moglie. Ma la coppia originaria non era Adamo ed Eva? E questi qui da dove vengono fuori? Boh. Voi ormai dovreste saperlo. Nel capitolo primo della Genesi si dice: facciamo Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza e dominino. Adam non è un personaggio individuale, e così pure Havva, Eva, che per il momento non ha nome, ha il nome dopo il peccato, quindi prima di questo episodio che abbiamo letto, significa semplicemente madre, ma è collettivo, madre dei viventi. È come dire: la donna è la fonte della vita. Quale donna?
questo caso la donna è un nome collettivo, ha valore semantico collettivo, perché non si intende dire quella donna, si intende dire la donna in quanto 50% dell'umanità. Ecco, in ebraico c'è questo scherzo. Solo che in italiano, quando si traduce, come lo si fa? Come si può rendere? Bisognerebbe mettere fra parentesi da intendersi in maniera collettiva. Dio creò l'uomo, fra parentesi, collettivo. Adamo ed Eva, Adamo, gruppo di maschi, Eva, gruppo di femmine. Mi spiego? I quali due gruppi mettono al mondo dei bambini che sono poveri, deboli, robettine, abeli. Abele vuol dire il soffio, l'inconsistente. Cain, purtroppo, vi ho detto che qui c'è un errore, non perché abbiano voluto sbagliare, ma è un'etimologia popolare, ve la mostro subito. Se voi notate, a destra avete un kof, nunca, sarebbe il Q nostro, un nun e un he, e si legge kana, e la radice del verbo che vuol dire comperare, da cui cananeo. Mercante. Non siate come i cananei, per l'amor di Dio, chi ha tradotto così bisognerebbe prendere un bastone e dargli sulle dita. Non siate mercanti. Non siate mercanti. Se voi notate, la parola Caino deriva da Cain, che è fatta dal Kof, dal Yod e dal nun, è lungo perché è finale. Guardate che lo yod infisso indica il volitivo. Voi avete la scheda dell'ebraico, vero? Fate una piccola fatica. Al verbo andate a dare un'occhiatina a quei nomi scritti in grassetto subito dopo la parola il verbo. Cal, Nifal, Piel, Pual, Ifil. Lì all'Ifil fermatevi. Provate a vedere, a differenza di tutte le altre voci, l'Ifil ha uno yot infisso fra il tau e il bet, per cui avete iktib. Ci siete? Bene. Lo yot di per sé dovrebbe essere infisso fra la seconda e la terza radicale. Qui l'abbiamo fra la prima e la seconda. È un caso irregolarissimo. Ma cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno non calcolato lo yot perché è una consonante infissa. E hanno detto, la radice di Cain è la stessa radice di Canà. Hanno giocato sull'assonanza. E allora è venuto fuori questa battuta che è di una infelicità stupida a livello grammaticale e semantico. Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Cain, e disse: ho acquistato Canà, un uomo dal Signore.
Ecco, nei testi ebraici molto spesso c'è questo gioco di suoni che nella traduzione italiana scompare del tutto. Così pure, già che siamo, a linea 33, Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod. Anche nella nuova traduzione troverete il paese di Nod, solo che se voi andate alla linea 30, in fondo alla riga, Caino dice: io sarò ramingo e fuggiasco. Ramingo, Nod. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese del ramingo o del fuggiasco. Chiaro? Non esiste Nod come territorio. È come se fosse scritto che Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese dell'esilio. Dove? Chi lo sa? A oriente di Eden, sì, buonanotte. Ok? Cioè questi giochi sono frequentissimi. Chiedo scusa, Doc, stavi dicendo? Sì, ho comperato. In che senso non suona? No, un uomo. Sempre di origine, la costruzione in ebraico voi l'avete sempre molto essenziale e quindi plurivalente. Vi faccio un piccolo esempio. Noi abbiamo già visto la creazione della donna dallo Zelach e Adamo dice: questa volta essa è osso min mie ossa e carne min mia carne. In ebraico min ha due valori e nessuno può decidere quale sia quello esatto. Min indica separazione. E allora se noi prendiamo min come separazione, viene fuori: essa è osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne. Ma min è anche il comparativo. E allora la traduzione sarebbe: essa è più osso delle mie ossa. Cioè, se io prendo cura delle mie ossa, di lei mi prendo ancora più cura, perché è migliore delle mie ossa. E lei è più carne della mia carne. E sembrerebbe che questo sia il vero significato, perché è banale che Adamo ripeta ciò che è già stato narrato, perché sappiamo già dalla narrazione che Eva è tratta dal vivente, cioè dall'Adamo. Se voi prendete per esempio la letteratura petrina, la prima lettera di Pietro, il vocabolario un po' volgare per la nostra sensibilità, ma allora la cosa era tranquilla. Pietro, o chi per lui, dice al cristiano maschio: prenditi cura del tuo vaso, perché lei è più fragile di te. Dove c'è l'idea che tu devi prenderti cura di lei più di quanto tu ti prenda cura di te, perché tu sei più forte, lei è più debole. E sembrerebbe un commento proprio al libro della Genesi, capitolo secondo: lei è più osso delle mie ossa e più carne della mia carne. Qual è la traduzione esatta? Ecco perché noi abbiamo impiegato, mentre i neotestamentaristi in 2 anni e mezzo hanno tradotto tutto il Nuovo Testamento, noi veterotestamentaristi abbiamo impiegato 8 anni e mezzo a tradurre l'Antico Testamento. Perché quando ci si impantana in queste cose qua, è finita.
è da morire. Bene, adesso che abbiamo tirato via queste curiosità, andiamo al sodo, perché queste sono chincaglierie secondarie. E il testo che voi trovate dalla linea 19 alla linea 33 non è un testo originale, ma è un testo che appartiene alla tradizione orale dei sedentari, almeno dalla linea 19 alla linea 25. Che tradizione orale è questa? È la tradizione con cui si inculca al bambino figlio del contadino che lui è più forte del nomade e quando vede un nomade gli deve correre dietro col bastone e se può lo deve ammazzare perché il nomade è fregaiolo. Chiaro il concetto? Allora, nel mondo antico non stavano a far tanta filosofia. Gli dicevano, il nostro capostipite, che si chiamava Caino, aveva un fratello che faceva il pastore, vedi, come quelli là. E cosa ha fatto Caino? Caino si è rotto le orecchie e quando gli è arrivato a tiro il fratello lo ha fatto fuori perché Caino è più forte. Hai capito, boccia? Questa era la tradizione orale del mondo contadino, completamente avverso, perché sedentario, al mondo nomade. Il nomade, ricordatevi, ancora oggi, se andate in Palestina, lo vedono come il prototipo del ladro. Voi sapete che io cerco sempre esempi lontani per evitare polemiche. D'altra parte però noi dobbiamo tenere presente questo dato. L'autore adopera molte fonti, abbiamo già visto che adopera fonti mesopotamiche in abbondanza, poi le elabora a modo suo. Qui dove sta l'elaborazione? L'elaborazione sta nell'aggiunta che compare dopo la linea 25 fino alla linea 33. Questa è un'aggiunta fatta da chi ha scritto nella Bibbia il testo, ma originariamente la parte iniziale era patrimonio comune di questa forma educativa dei popoli sedentari. Infatti nella prima parte, se voi notate, c'è lo scontro fondamentale tra il contadino e il pastore, fra il sedentario e il nomade, e prevale il sedentario. Però il nostro autore, che è anche un pochettino velenosetto, ha infilato dentro il problema dell'offerta. L'offerta del pastore viene accolta, l'offerta del sedentario non viene accolta. Perché? Perché dobbiamo ricordare quanto scrivono i profeti. Se andate alla linea 54, io vi ho citato il testo di Osea perché è il secondo profeta scrittore come antichità. Tra i profeti scrittori, Osea è il secondo. Il primo è Amos, il secondo è Osea. E Osea tratta di questo tema. L'ideale che i profeti hanno sempre predicato ad Israele è proprio questo che stiamo leggendo adesso. Parlando della sua donna, cioè di Israele, sarebbe Gomer di per sé, ma rappresenta Israele e Osea rappresenta Yahvé. Quindi voi avete Osea che parla di Gomer e contemporaneamente, mentre Osea parla, è Yahvé che parla di Israele. Fate questa sovrapposizione e avete il concetto esatto per leggere il testo. Perciò ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore,
mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati. In quel tempo farò per loro un'alleanza con le bestie della terra, gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. È uno di quei testi dove si può stare giorni e giorni a riflettere, a far ricerche, a capire. L'ideale era questo. Torniamo nel deserto. La urbanizzazione corrompe. Nel deserto, invece, la vita è misurata sull'uomo. Nella urbanizzazione la vita è misurata sul denaro, sul potere, sulla prevaricazione dell'uno sull'altro. Prevaricazione legittimata dalle leggi, quando uno è marchese, conte, principe, che ne so io, non parliamo delle situazioni democratiche, se no viene fuori polemica, o prevaricazione al di fuori delle leggi, prepotenza, brigantaggio, imbrogli, corruzione. E allora i profeti dicevano che la urbanizzazione, cioè la sedentarizzazione, è fonte di corruzione. Mentre invece la vita del nomade, il quale non può avere tutte le comodità, il nomade ha l'essenziale. E quando c'è un pericolo, lui non può far conto sulle leggi, o su, che so io, le parentele che si è creato, sulle amicizie più o meno corrette che si è creato, deve arrangiarsi da solo. Nel deserto sei solo, prova. E se non hai il telefonino, è ancora peggio. Il deserto dunque viene visto, cioè la situazione nomade viene vista dal mondo biblico come la situazione di autenticità in cui la persona misura se stessa. La persona sa conoscersi, che è l'ideale, sa valutarsi, concepisce con chiarezza ciò che è essenziale, ciò che è superfluo, perché sul cammello non puoi mettere lo stereo, piuttosto metti il frigorifero. Perché nel deserto lo stereo non ti serve, il frigorifero sì. E soprattutto nel deserto, proprio perché raggiungi questa autenticità in rapporto alle cose, in rapporto a te, ti è più facile entrare in dialogo con il trascendente, non perché hai bisogno, ma perché lo percepisci. Dunque il nostro amico è già condizionato dalle idee profetiche quando scrive queste cose qua, anche se Osea comparirà circa 200 anni dopo questo testo. Ma ovviamente quando l'autore scrive c'è già per esempio il profeta Natan e il profeta Gad, sono già attivi all'epoca di Davide, quindi questo dell'epoca salomonica, di circa qualche decennio dopo. Allora, capita la fonte, vista l'elaborazione, quindi, diciamo così, le influenze, adesso cerchiamo di capire il testo così come risulta dalla elaborazione dell'autore sacro. L'autore sacro dice con chiarezza, rovesciando dunque il valore del racconto popolare, che è Abele la persona gradita a Dio. Nel testo non si sa perché. Se voi notate, nel testo non viene detto perché Abele è gradito. L'offerta di Abele è gradita, l'offerta di Caino non è gradita. Non lo si può capire se non sia chiaro questo retroterra culturale e teologico di tipo profetico. Una volta mi insegnavano che Caino offriva le mele marce. Dove è scritto? Chi l'ha detto?
sono le solite invenzioni per dar senso a un testo che invece ha tutt'altro senso. Purtroppo di queste cose qua se ne raccontano, pazienza per l'Antico Testamento che è già sufficientemente maltrattato dalla Chiesa da 2000 anni, ma non importa. Ma il Nuovo Testamento, quando subisce questi tipi di interpretazioni, beh, dà dei risultati ancora peggiori. L'uomo non separi ciò che Dio unisce, eccetto in caso di porneia. È da 30 anni che io sono biblista. Prima di me gente enormemente più intelligente ha studiato il problema e non ha cavato un ragno dal buco. E neanch'io ho ricavato niente. E come me anche i biblisti più giovani non hanno ricavato niente. Non sappiamo cosa vuol dire porneia. Non lo sappiamo. Perché l'area semantica di questo nome nel greco ellenistico è eccessiva. Dice tutto il contrario di tutto. Anche lo sguardo di una donna sarebbe porneia. Che so io, una toccatina al sedere sarebbe porneia. Non parliamo la toccatina anteriore. Sì, la Cassazione forse meriterebbe qualche lezione di esegesi orientale. Vuol dire adulterio? Vuol dire violenza? Perché anche la violenza è porneia in Oriente, la violenza sulla donna, la violenza all'interno della sessualità è porneia, non è violenza. Noi la chiamiamo violenza, ma per loro veniva catalogata così. Che cosa sia, dunque, non lo sappiamo esattamente. Spiegazione che io ho ricevuto quando ero bambino. L'uomo che è unito a una donna che non è la sua donna, allora sì, può separarsi. Non ha bisogno di nessuno per farlo. E non è un'eccezione rispetto al matrimonio. Lì c'è un'eccezione. L'uomo non separi ciò che Dio ha unito, questo è il principio. Sì, sì. C'è un'eccezione, eccetto il caso di. Ed è un'eccezione rispetto ad un principio. Quindi porneia è l'elemento che farebbe scattare l'eccezione rispetto al principio. Ora, un marito e una moglie sono uniti in matrimonio, ma un uomo che convive con una donna non sono uniti in matrimonio. Quindi tu, nella catechesi, non mi puoi dire ma porneia vuol dire questo, ma non ha niente a che fare con il principio e quindi non è l'eccezione del principio, perché ad un uomo che non è sposato con una donna non si applica né il principio né l'eccezione. Sì o sì? Il che vuol dire che un'eccezione c'è. Mentre invece nella Chiesa si dice che non ci sono eccezioni. No, bisogna essere onesti verso i testi. E la parola di Dio è al di sopra di me, al di sopra di Ratzinger, al di sopra di Giovanni Paolo II, perché la parola di Dio è sopra la Chiesa, non sotto la Chiesa. Dobbiamo mai dimenticarlo. Che poi noi non riusciamo a capirlo, beh, lapidate i biblisti. Quindi la Chiesa non può pronunciarsi su ciò che non conosce in maniera corretta, giusto? La colpa è nostra, sì, ma non riusciamo. Mancano documenti, mancano possibilità di fare raffronti. Ma questi equivoci nella spiegazione non accettateli mai. Abbiate sempre quella pulizia mentale che chiama le cose con il loro nome.
Caino non è stato rifiutato perché offriva mele marce, non è scritto. È invenzione pura. Adamo ed Eva non hanno mangiato la mela, è invenzione pura. Cosa abbiano mangiato? Non lo sappiamo. Ultimamente hanno studiato bene Michelangelo dopo che l'hanno pulito e nella Cappella Sistina hanno scoperto che il serpente sta offrendo a Eva un fico. Mi spiego? Io sono sempre della teoria che era un'anguria, ma non importa. Perché con quel caldo che fa in Oriente, andare a mangiare una mela. Porta. Neanche i serpenti camminano. Eppure lì, nella maledizione del capitolo terzo, si dice che non camminerai più, ma striscerai. A parte il fatto che, se voi vedete, ci sono certe incisioni mesopotamiche dove i serpenti hanno le gambette piccoline. Interessante. Sì, 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 sì. Sarebbe la negazione darwiniana. Sì, sì. Se facessimo esegesi davanti ai darwinisti, si potrebbe dire, vedete, non c'è solo l'evoluzione, c'è anche la involuzione. Bene, torniamo a noi. Il problema di questo gradire o non gradire non si pone sulla qualità dell'offerta, ma sulla libertà di Dio. Qui il primo grosso problema che viene posto è: Dio è libero, sì o no? Tu lo puoi condizionare? No. Punto. È un principio questo un po' difficile da accettare, ma mi piacerebbe che voi andaste alla linea 68 e forse lì riusciamo a capire qualcosa. Il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Questo è uno sganassone sui denti a tutti quanti noi, quando noi pensiamo di attribuire a Dio certi concetti che per noi sembrano chiari e assoluti. Concetto di giustizia. Allora, Stalin va all'inferno. Hitler va all'inferno. Chiaro il concetto? Pol Pot va all'inferno. Perché se Dio è giusto, accidenti. E chi ha detto che Dio è così?
Dove è scritto? Sì, se Dio è giusto, se non è giusto non è neanche Dio. Sì, è vero. Ma il concetto che hai tu di giustizia è un assoluto? Delle sue cose lui non può fare quello che vuole. Ci sono tante alternative al concetto di giustizia. Siamo noi che abbiamo un concetto di giustizia che, provenendo dalla Grecia e che ha come principio dare a ognuno ciò che gli compete, fa scattare la cosiddetta giustizia punitiva. E chi ha detto che questa è la giustizia? Nel mondo orientale c'è un altro concetto di giustizia. Dio qui sta dicendo: cancellate il vostro concetto di giustizia, io ne ho una terza. Delle mie cose non posso fare quello che voglio. È tremendo. Bravissima. La cosa che angoscia la mia sorella è quella cosa che angoscia me. Da Sant'Agostino in poi, quando Agostino ha studiato il problema e poi dopo di lui grandi ingegni hanno studiato lo stesso problema, sono tutti arrivati alle stesse conclusioni. Chi di noi in questo momento è sicuro a livello oggettivo di essere in grazia di Dio? E quindi chi in questo momento è uno sicuro di salvarsi? Nessuno. Ma io mi sono appena confessato. San Tommaso d'Aquino, che non era un uomo, era solo un cervello pensante. Per lui tutto era una specie di coppa che teneva sul cervello. Arriva a dire che neanche appena confessati siamo sicuri di essere in grazia di Dio. Non siamo sicuri. Abbiamo una certezza morale, perché l'uomo deve avere quel minimo di serenità interiore per poter vivere, e la Chiesa ci ha dato quel minimo di certezza morale che ci rende sereni, perché Dio non chiede di più di quello che noi possiamo. Allora la Chiesa ci dice: guardate, piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave, cercate di evitare questo. Ma mica perché evitiamo questo siamo sicuri di essere in grazia di Dio. Capite perché? Allora la salvezza è sempre gratis, data. Cioè data gratuitamente. È Dio che ti salva. Al di là di quello che tu puoi fare con la tua buona volontà. Dio chiede a te la buona volontà, su questo non c'è dubbio. Cosa produci con questa buona volontà? Chi lo sa? La ragioneria del Padre Eterno non è come la nostra. Le regole, infatti, che abbiamo sono solo relative. In 2000 anni la Chiesa non ha mai vincolato, mai, poi vi spiego un piccolo particolare, ma mi pare di avervelo già detto. La Chiesa non ha mai vincolato all'infallibilità nessun intervento suo a livello magisteriale in ambito morale. Mai. Non si trova mai nella storia della Chiesa di 2000 anni un intervento del magistero della Chiesa vincolato all'infallibilità e che abbia come contenuto materiale morale. Nell'ultima enciclica morale di Giovanni Paolo II, La Veritatis Splendor, lui voleva vincolare questa enciclica all'infallibilità. E il mio amico Ratzinger gli ha detto: Caine, perché non si può?
non esiste nella Chiesa mai la possibilità di vincolare all'infallibilità nessun precetto morale, neanche nessun valore. Gli unici valori che noi possiamo avere sono quelli che ci ha dato Gesù Cristo. Basta. Ma cosa vuol dire agapete, amate? Noi biblisti tentiamo di spiegarlo, ma alla fin fine cosa abbiamo spiegato quando vi abbiamo detto che il verbo agapao non è erao, non è fileo, non è stergo? Agapao è l'amore donativo della mamma verso il bambino piccolo, è l'amore gratuito, è lo stesso amore che il padre ha verso il figlio verso lo spirito verso il padre, lì fanno una marmallata splendida. E quando io vi dico che l'agapao, l'agape, è un amore divino in noi, che noi riusciamo a dare agli altri, quindi questa agape nasce da un'esperienza del trascendente, non è una filantropia nostra, sono tentativi di spiegazione. Ma qual è la radice di questo amore? La contemplazione. Ma la contemplazione che faccio io non è quella che fate voi, è quella che facciamo noi, non era quella che faceva Santa Teresa del Bambino Gesù. Che ne sogno. Allora, qual è la radice? Capite che noi, quando cominciamo a voler definire con precisione, abbiamo una materia che ci sfugge. Allora la Chiesa giustamente dice, calma, questo è vero. È anche altrettanto vero che il Signore ha detto, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Abbiamo bisogno di serenità. E la Chiesa si è assunta l'onere, la responsabilità di determinare la serenità nostra, dicendo, guardate, poche regole. Attenetevi a queste tre regole. Consapevolezza, libertà e materia grave. Evitate questo. Chiuso. Il resto non lo sappiamo. Perché Dio fa quello che vuole. Voi tenete sempre presente, non so se era a destra o a sinistra perché non c'ero là, ma lì accanto a lui c'era quel tizio che dopo aver ammazzato, violentato, ucciso, rubato, incendiato, distrutto, viene condannato a morte e lui stesso dice giustamente, e poi con un ricordati di me quando sarai nel tuo regno, ci ha, l'avete detto voi, tutti. Perché Gesù gli risponde, oggi stesso sarai con me nel Eden, nel paradiso. C'è logica in questo. Io resto sempre con un punto di domanda dicendo, ho capito che devo dare il meglio di me. Dopodiché non capisco altro. Perché se mi metto a fare i conti li perdo. Io so che poi lui mi chiederà se ho dato il meglio, perché la parabola dei talenti è evidentissima e su quella non si discute. Chi ne ha uno ne deve dare due, chi ne ha due ne deve dare quattro e chi ne ha quattro ne deve dare otto. Quindi tu dai il meglio di te, basta. Per il resto non sono affari tuoi, perché Dio è padrone di fare quello che vuole. Tu ti accorgi. Sì. Ricordiamoci che noi possiamo mentire a tutti, tranne che a una persona. Tu sai quando menti e ti accorgi che gli altri alle volte sono così ingenui da credere alla tua bugia. Ma tu sai che stai mentendo. Tu sai quando hai dato il meglio e tutto quello che potevi dare.
tu lo sai. Uno dice, ma io non ho la misura. Certo, all'inizio si può avere questa fatica, ma tenete presente quest'altro elemento. Noi non siamo monolitici. Siamo persone che hanno una pluralità di equilibri. E quando noi forziamo un equilibrio, scompaginiamo tutti gli altri. Questo non è dare il meglio di sé. Questo vuol dire rovinarsi. Quindi nel dare il meglio di sé l'esagerazione non esiste, perché l'esagerazione porta allo squilibrio di tutto il resto. È inutile che io mi metta a lavorare come un dannato, non dormo, alla mattina dopo sono rincretinito, faccio male la lezione, sono nervoso, per fare un'opera di generosità scombino il resto. Questo non è dare il meglio di sé. Questo è essere squilibrati. Ma non arrivo a fare. E pazienza. Gesù non ha guarito tutti i lebbrosi della Palestina. Ma allora devo rassegnarmi alla finitudine? Sì, sei una creatura. Allora non possiamo salvare tutti quelli che muoiono di fame. No. Alcuni però sì. E quelli che puoi salvare non li salvi, la colpa è tua. Guardate, al di là di questa riflessione che abbiamo fatto, mi piacerebbe che noi tenessimo presente questo elemento. Dio non è possedibile, neanche con la testa. Dio è sempre oltre. Dio è buono, sì, ma oltre quello che tu pensi. Dio è giusto, sì, ma oltre a quello che tu pensi. Dio è tenero, sì, oltre a quello che tu pensi. Cioè non fermarti mai al massimo delle tue idee, perché Dio è oltre. Quando tu hai raggiunto il massimo del concetto, dell'esperienza, del buono, del positivo, sappi che quello è il tuo confine. Dio è più in là. In principio Dio creò la terra e i due cieli. Voi che siete ebraisti ormai, dopo quattro lezioni, Shamaim non è un plurale, è un duale. È il nostro confine e poi c'è il suo. Chiaro? Sono le 10. Prendiamoci un caffè che fa bene alla salute.